Se non si è verificata la tragedia è stato solo per miracolo. La frana che ha interessato il comune di Ottati giovedì 10 dicembre fa paura. Sembra un incubo quanto accaduto. Un enorme masso si è staccato dal costone roccioso e ha fatto precipitare, a ridosso delle abitazioni, detriti altrettanto grandi. La conta dei danni ammonta a cifre esorbitanti. La strada provinciale 12 è stata interdetta al traffico. 36 le persone evacuate e alloggiate altrove con il contributo del comune. Ci sono massi ovunque ora. Nella roccia che sovrasta il paese si è aperto un vero e proprio varco. Non si sa quando i cittadini potranno rientrare nelle loro abitazioni, né quando la strada che collega Ottati a Sant'Angelo a Fasanella potrà essere riaperta. Un ulteriore disagio per gli abitanti dell'entroterra cilentano. Nella zona anche tante altre strade sono chiuse al traffico perché ritenute pericolose. Abbiamo fatto il punto della situazione, giunti sul posto all'indomani dell'accaduto, con il sindaco Elio Guadagno. Sì, siamo dei miracolati. Dobbiamo ringraziare il Santo Patrono San Biagio e la nostra carissima Madonna del Cardoneto. Oggi siamo al lavoro, sì, già dopo aver fatto il sopralluogo ieri con il Genio Civile, il quale ha stanziato delle somme in somma urgenza, anche se sono limitate, abbiamo fatto un sopralluogo con la ditta incaricata di rocciatori e abbiamo definito le fasi. Ovviamente adesso dovremo fare i dovuti passaggi burocratici e confidare nel tempo affinché ci assista per poter intervenire. Sindaco, 36 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Quando potranno rientrare? Ci auguriamo il prima possibile, però noi che dobbiamo assumerci la responsabilità, anche loro non credo che abbiano il coraggio e la voglia di rientrare nelle loro abitazioni con un pericolo imminente e certo alle loro spalle. Quindi dobbiamo un attimino con oculatezza intervenire, con oculatezza ma anche con celerità. Siamo al lavoro già da ieri mattina ininterrottamente, grazie all'ufficio tecnico, agli amici, agli imprenditori, i cittadini che ci stanno al nostro fianco e che si sono adoperati da subito. Tanti messaggi di solidarietà, quella che ha colpito Ottati è stata una frana veramente importante, veramente pericolosa. Come si è svegliato Ottati stamattina? In un'atmosfera surreale, di incredulità e di probabilmente privo di speranza, ma siamo una collettività, una comunità con un senso di fratellanza e unione, lo stanno già dimostrando sia per i cittadini che abbiamo dovuto evacuare, sia per i cittadini invece che ci sono vicini. Purtroppo è una situazione particolare, ma ce la faremo anche questa volta. Lei già si è confrontato con tanti tecnici, c'è già una stima dei danni? Ma diciamo che per il momento non ci siamo mossi in tal senso. Abbiamo innanzitutto cercato di individuare le criticità per quanto ci è possibile. Ripeto, il tempo non ci sta assistendo, quindi in alta quota non si è potuti agire per individuare i punti critici e le soluzioni. Ovviamente in via approssimativa ci vuole un intervento importante per quanto riguarda l'emergenza, un intervento altrettanto importante per mettere per una volta per tutte il punto a questa situazione. Certamente non abbiamo voglia di lasciare il nostro paese dove abbiamo riposto speranze, aspettative, quindi dobbiamo certamente individuare una soluzione. Sindaco, Ottati condivide delle scuole con i paesi limitrofi, le prime classi e i bambini più piccoli sono tornati in classe, ma ora la strada è chiusa. Che cosa succederà al riguardo? Noi per una ragione di sicurezza, ovvia ragione di sicurezza, abbiamo dovuto interdire il traffico sulla SP12, quindi noi che forniamo i servizi scolastici in forma associata con i vicinori comuni di Sant'Angelo e Corleto Monforte,
E per i bambini abbiamo obbligato la didattica a distanza, diciamo che in questo periodo storico sono già abituati a questo, quindi non c'è risultato difficile. Certo, per una persona come me che non aveva certamente previsto la didattica a distanza in questo periodo particolare dove quasi molti comuni la stavano adottando, è una bella batosta, però diciamo che questo è un motivo di causa forza maggiore e non possiamo fare diversamente. Lei ha fatto diversi appelli anche alla provincia, ha detto non facciamo in modo che questa strada rimanga chiusa a lungo. Quali sono i tempi stimati per una prossima riapertura, che poi è quello che lei si augura? Certamente lavoreremo incessantemente affinché la riapertura avvenga presto, però dobbiamo anche essere realistici, abbiamo subito dei danni importantissimi, abbiamo un rischio serio e concreto alle nostre spalle e dobbiamo essere prudenti. Certo, l'esperienza di altre situazioni presenti sul territorio portano sfiducia in noi, nei cittadini, però vedo che c'è la massima attenzione sull'emergenza, quindi credo che i tempi saranno mediamente brevi. Ovviamente, che dire, la burocrazia ha i suoi tempi e probabilmente se siamo qui oggi anche per colpa della burocrazia, perché io voglio sottolineare che il Comune di Ottati, pur essendo dotato di un progetto cantierabile per la messa in sicurezza di tutto il Cossone Roccioso, abbiamo dovuto leggere degli obbrobri nei pareri di alcune pubbliche amministrazioni e degli enti preposti. Non è ammissibile che non ci viene consentito di agire per la messa in sicurezza della cresta del Cossone Roccioso, semplicemente per la salvaguardia per una tutela ambientale. La tutela va bene, siamo tutti natura, lo siamo anche noi, però la sicurezza viene prima di ogni altra cosa. Siamo in uno dei laboratori di analisi dell'ospedale di Roccadaspide perché finalmente è arrivato l'apparecchio per effettuare test molecolari. Ne parliamo con lo specialist della Menarini, Bruno Rocco. Finalmente anche Roccadaspide potrà erogare questo tipo di test. Certo, è importante avere questa tipologia tipologia di analisi in quanto permette all'ospedale di screenare in entrata i pazienti che devono essere ricoverati, evitando così al massimo la possibilità di portare in reparto un probabile positivo. Il test si basa sulla ricerca sull'identificazione del gene N nell'RNA, quindi un molecolare classico. Il vantaggio è che viene fatto in 20 minuti, quindi abbiamo la possibilità di dare una risposta. Onestamente, in una mezz'ora si riesce ad avere una risposta in modo che il paziente venga subito smistato in un reparto Covid o il processo normale di reparto, quindi cardiologia, traumatologia, eccetera. Tempi molto diversi rispetto a quelli che si permetteva di fare la vecchia strumentazione. Sì, diciamo che sono due tipologie analoghe ma differenti, nel senso che la classica molecolare impiega circa 5 ore, però ricerca molti più geni. Questa ricerca un solo gene, che è quello specifico del SARS-CoV-2, ma in 20 minuti. Dunque il paziente che presenta qualche sintomo sospetto arriva in pronto soccorso, viene immediatamente sottoposto a questo test, in brevissimo tempo si avrà quasi la certezza di sapere se è positivo o meno al Covid. Certamente, rispettando dei canoni di lavorazione, noi abbiamo la certezza di avere un negativo e un probabile positivo in caso di positività, che è molto vicino al totale positività, considerando che tutti i test attualmente sul mercato non vi daranno mai la certezza del 100%, c'è sempre un margine di incertezza. Questo sistema è molto, molto elevato come sensibilità e come specificità, pertanto ci dà una buona certezza del risultato che otteniamo. Adesso lo specialist Rocco e il primario di laboratorio, dottor Caso, ci faranno vedere come funziona questo apparecchio. Lei stringe tra le mani una provetta, di che cosa si tratta? Praticamente è la provetta di estrazione dove va messo il tampone una volta fatto al paziente. Il tampone nasofaringeo viene estemperato in questa soluzione. Questa soluzione ci permette di estrarre l'RNA, il DNA e poi RNA e abbatte la carica virale in 2 minuti. Questo permette all'operatore che poi eseguirà il test di lavorare in massima sicurezza, quindi senza rischio di potersi contagiare.
Si procede con il resto delle operazioni, quali sono? Praticamente è molto semplice, una volta arrivato il campione in laboratorio si prelevano 30 microlitri con una micropipetta e si trasportano in questa cuvettina dove avviene l'elezione. Questa cuvettina, una volta chiusa con un tappo, viene messa in uno strumento e viene letta. L'operazione è molto semplice ed è di pratica normale per un laboratorista. Praticamente apro il mio campione, apro questa, poggio qui, prelevo i 30 microlitri con questa pipetta e li trasporto nella cuvettina. Una volta fatto questo, chiudo la provettina. Apro lo strumento, inserisco questa provettina dentro lo strumento, chiudo. Lo strumento mi darà l'indicazione di corsa, avvio la corsa, entro 20 minuti avrò la risposta. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. BCC di Acquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Acquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Acquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Acquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. Trentinare, sulle colline di Pestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. La radio dei vostri successi, MPA. Radio MPA. Ci prepariamo tutti a vivere un Natale particolare, quello dell'anno della pandemia. Abbiamo raggiunto Bello Sguardo per incontrare Don Antonio, perché presso la chiesa del convento di Santa Maria delle Grazie, nonostante tutto, è stato allestito il presepe, un messaggio di speranza e di fratellanza che parte appunto da questa bellissima installazione. Sì, ci si è interrogati all'inizio della realizzazione su come rendere presente anche all'interno dell'allestimento presepiale il tema della pandemia, il tema del virus, che paradossalmente ha reso uguali tutti, perché è un virus che ha coinvolto tutto il mondo, e quindi si è voluto cercare un significato che andasse al di là del virus, ma che potesse dare questo messaggio: c'è qualcosa che ha unito il mondo. E questo è capitato in corrispondenza anche della nuova enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, e quindi ci si è interrogati un po' e si è deciso di scendere nella profondità di questo evento e di cercare
un messaggio che potesse caratterizzare questo presepe, che ha il titolo «Dio ha tanto amato il mondo», perché l'evento Cristo è stato unico per il mondo intero, quindi l'evento di Cristo ha messo insieme, ha caratterizzato la svolta di tutto il mondo. Il presepe che si è voluto realizzare è una vera e propria catechesi, infatti si vede al centro la Natività, che non è la solita grotta o capanna oppure il solito luogo dove Gesù nasce in base alle varie tradizioni, ma diventa il mistero dell'incarnazione, morte e resurrezione in scena. Infatti vediamo la capanna che accoglie la Natività, che è sormontata dalla croce, proprio perché la grotta diventa quasi il Golgota e alle spalle della grotta c'è il sepolcro vuoto. Quindi il mistero, uno dei due misteri centrali della nostra fede, appunto l'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, dal quale scaturiscono cinque fiumi, che sono cinque fiumi di grazia, simbolicamente rappresentati in rosso perché è il sangue di Cristo che lava e redime il mondo intero, quindi è il sangue di Cristo che viene a salvare il mondo. Per questo motivo questo presepe assume questo significato. Il mistero di dal mistero di Cristo fatto uomo e poi morto e risorto scaturiscono questi fiumi di grazia che vanno a toccare i cinque continenti, quindi il mondo intero, donando salute e salvezza a tutti gli uomini di qualunque razza, di qualunque nazione. Attraverso queste scene così intrise di significato, Bello Sguardo non ha rinunciato a lasciare questi meravigliosi messaggi, e per farlo c'è stata grande sinergia tra lei e l'associazione che si occupa appunto dell'arte presepiale. Beh, certamente l'Accademia del Presepe fa il grosso, fa la costruzione, fa l'edificazione della struttura del complesso presepiale, ma l'idea nasce insieme. Già l'anno scorso, poi anche quest'anno, si inizia con un incontro in preparazione alla preparazione, quindi un incontro durante il quale si discute, si mettono sul tavolo le idee, si prova a raccogliere un po' l'idea di tutti, formulando un'idea o formulando un progetto che possa essere, diciamo così, sinergico, avendo raccolto le idee di tutti, ma che possa essere realizzato dando un significato profondo al presepe che poi di lì a poco verrà realizzato. L'anno scorso abbiamo ammirato questo meraviglioso presepe in un'altra chiesa di Bello Sguardo, da cosa è nata la decisione di cambiare quest'anno locazione? Una cosa molto molto semplice: il presepe di per sé viene edificato, viene costruito nella chiesa madre, quest'anno si è dovuto scegliere, ridurre drasticamente la dimensione del presepe, quindi dovendo rimpicciolire le scene o comunque fare scene molto ristrette, oppure in alternativa è venuta questa idea di cambiare luogo, quindi di creare un luogo apposito per la visita del presepe, quindi è semplicemente una questione di spazio dovuto al distanziamento che anche in chiesa osserviamo. Tutte le misure di sicurezza imposte da questo periodo saranno rispettate dunque, quando sarà possibile visitare questo presepe e fino a quando rimarrà in esposizione? Il presepe rimarrà visitabile fino al 10 gennaio, aperto ogni giorno dalle 10 alle 16, quindi liberamente si può venire, si può visitare il presepe. Se si volesse fare una visita guidata, diciamo così, si può chiedere anche attraverso le vie social a me oppure agli altri membri dell'Accademia, e quindi si organizza insieme una visita che sia guidata. Da 11 anni i volontari dell'Associazione Accademia del Presepe allestiscono questo meraviglioso presepe qui a Bello Sguardo. Ne parliamo proprio con uno degli artigiani attivi che permette la realizzazione di tutto questo, Luigi Miele. Come nasce questa meravigliosa idea? L'idea dell'Accademia nasce 10 anni fa insieme al parroco dell'epoca e poi sviluppata negli anni. All'Accademia praticamente è composta da più volontari, siamo una decina, 11, e tutti si occupano di un qualcosa in particolare. Dalle parti meccaniche si occupa Amedeo Brancato,
Poi le parti artistiche e pittoriche me ne occupo io, ci sono Emilio Vastola per esempio e altri ragazzi che si occupano dell'allestimento vero e proprio, Pasquale Brancato che si occupa dei minimi particolari, dei minimi ciuffetti d'erba da inserire nel presepe, quindi è una tradizione che noi portiamo avanti orgogliosi da parecchi anni. L'Accademia del Presepe si compone di tanti professionisti, qual è la sua mansione in particolare, che cosa lei ha fatto per contribuire a questa meravigliosa realizzazione? Beh, io mi occupo della parte pittorica, essendo un pittore, quindi tutte le case sono dipinte a mano, si iniziano la costruzione con il polistirolo, viene intagliata mattone per mattone e poi vengono dipinte. Ci sono alcuni pastori che sono stati dipinti a mano, ci sono, ecco, questa è più o meno quello, la parte pittorica è quello che mi interessa come artista, diciamo. Gian Cosimo Monturi, consigliere del Forum dei Giovani di Rocca d'Aspide e delegato provinciale del Forum. Noi siamo in sua compagnia perché è stata pubblicata da poco la locandina che parla di un'iniziativa legata proprio al Natale, un vero e proprio concorso che si svolgerà con l'invio della foto del presepe più bello. Gian Cosimo, come funzionerà questo concorso? Allora sì, già dal giorno della pubblicazione della locandina vi è la possibilità di inviare la foto, quindi già da lunedì vi è la possibilità e questa possibilità sarà data fino al 19, alle ore 24 del 19 dicembre. Poi dal 20 dicembre al 27 queste foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Forum di Rocca d'Aspide e il giorno 28 dicembre sarà eletto il vincitore. Quindi i voti andranno a sostituire i like e questo chi raggiungerà più like, quindi la foto che prenderà più like, sarà il vincitore del contest. Ovviamente per inviare la foto vi sono tre possibilità. Abbiamo messo a disposizione sia la mail istituzionale del forum, che la troverete sempre sulla pagina Facebook, abbiamo messo a disposizione la pagina Facebook, quindi potrete inviare un messaggio alla pagina, oppure abbiamo messo a disposizione anche un numero di cellulare per chi non avesse la possibilità di usufruire di social. Allora abbiamo messo a disposizione un numero di cellulare per inviare via WhatsApp queste foto. Un'iniziativa che già sta avendo tanto riscontro perché sono tante le persone che quotidianamente vi scrivono nonostante la locandina sia stata pubblicata da pochissimo tempo. E ieri un nostro amico Giuseppe d'Altavilla Silentina vi ha chiesto proprio se poteva partecipare anche non essendo di Rocca d'Aspide. Sì, siamo felicissimi di questo perché ci stanno contattando moltissime persone. Volevo togliere un dubbio riguardo la partecipazione anche di chi non è residente nel comune di Rocca d'Aspide. Vi è la possibilità di partecipare anche a chi non è residente, quindi non ci sono dei limiti su questo. C'è tanta curiosità su alcuni dettagli del regolamento, ad esempio quante foto può inviare ogni partecipante? Vi è la possibilità di inviare più foto del presepe, infatti ogni persona ha la possibilità di fare le foto da più angolazioni per rendere la bellezza del presepe. Ovviamente alla pubblicazione delle foto saranno anonime per votare esclusivamente la bellezza del presepe. Buon Natale! A te che vieni dal nord, porta in dono la serenità, cogli al volo l'opportunità di sentire qualcosa dentro te. Buon Natale
a te che vieni dal mare, apri il cuore a chi non ce l'ha, anche a chi per colpa del mare non la smette di fare la guerra che fa, a chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa, a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà, a chi non ha molti amici e che gli amici troverà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a te che vieni dal sud, porta il sole a chi non ce l'ha.